L'oste gli diede l'aiuto richiesto, gli stese per di più la coperta addosso e gli disse sgarbatamente: "Buonanotte." Che già quello peraltro russava. Pezzo d'asino, disse nella sua mente al povero addormentato. Sei andato proprio a cercartela. Domani poi mi saprai dire che bel gusto ci avrai. Tangheri che volete girare il mondo senza sapere da che parte si levi il sole per imbrogliar voi e il prossimo. Sul pianerottolo della scala chiamò l'ostessa, alla quale disse che lasciasse i figlioli in guardia a una loro servetta e scendesse in cucina a far le sue veci. Bisogna che io vada fuori, in grazia di un forestiero capitato qui, non so come diavolo, per mia disgrazia. E le raccontò in compendio il noioso accidente. Poi soggiunse ancora: occhio a tutto. E soprattutto prudenza in questa maledetta giornata. Abbiamo laggiù una mano di scapestrati tra il bere, ne dicono di tutti i colori. Basta che qualche temerario, oh, non sono una bambina e so anch'io quel che va fatto. Finora mi pare che non si possa dire. E pensando a Renzo, ora toccherà a te levarti d'impiccio. Per me ci penso io, come se io volessi sapere il tuo nome per mia curiosità. Ma cosa mi importa a me di come ti chiami, Taddeo Bartolomeo? C'ho un bel gusto anch'io a prendere la penna in mano. Lo so anch'io che ci sono delle gride e non conta nulla, bella novità, da venircela a dire da un montanaro. Ma tu non sai che le gride contro gli osti contano. Quel sedicente Ambrogio Fusella era un bargello travestito, mandato in giro appunto per cogliere sul fatto qualcheduno da potersi riconoscere e tenerlo in petto, e appostarlo, acchiapparlo a notte, affatto, o il giorno dopo. Sentite quattro parole di quella predica di Renzo, colui il quale aveva fatto subito assegnamento sopra, parendogli quello un reo buonuomo, proprio quel che ci voleva, trovandolo poi nuovo, affatto del paese, aveva tentato il colpo maestro di condurlo caldo caldo alle carceri, come alla locanda più sicura della città. Ma gli andò fallito, come avete visto. Poté però portare a casa la notizia sicura del nome, cognome, patria, oltre a cert'altre belle notizie congetturali, di modo che quando l'oste capitò lì a dire ciò che sapeva intorno a Renzo, ne sapevano già più di lui. Entrò nella solita stanza e fece la sua deposizione. Come era giunto ad alloggiare da lui un forestiero che non aveva mai voluto manifestare il suo nome. Avete fatto il vostro dovere a informare la giustizia, disse un notaio criminale, mettendo giù la penna. Ma già lo sapevamo. Bel segreto, pensò l'oste, ci vuole un gran talento. E sappiamo anche, continuò il notaio, quel riverito nome. Diavolo, il nome poi. Come hanno fatto? Pensò l'oste questa volta. Ma voi, riprese l'altro con volto serio, voi non dite tutto sinceramente. Cosa devo dire di più? Sappiamo benissimo che colui ha portato nella vostra osteria una quantità di pane rubato, e rubato con violenza, per via di saccheggio e sedizione. Ma viene uno con un pane in tasca, so assai dove è andato a prenderlo, perché a parlare come in punto di morte posso dire di non avergli visto che un solo pane. Già, sempre scusare, difendere.
Chi sente voi altri sono tutti galantuomini, come potete provare che quel pane fosse di buon acquisto? Ma cosa ho da provare io? Io non c'entro, io fo l'oste. Non potrete però negare che codesto vostro avventore non abbia avuto la temerarietà di proferir parole ingiuste contro le gride e di fare atti mali e indecenti contro l'arme di sua eccellenza. Ah, mi faccia grazia, Vossignoria, come può mai essere mio avventore se lo vedo per la prima volta? È il diavolo, con rispetto parlando, che l'ha mandato a casa mia, e se lo conoscessi, Vossignoria, vede bene che non avrei avuto bisogno di domandargli il suo nome. Avete ancora molta gente in casa? Un visibilio. Quel vostro avventore cosa fa? Continua a schiamazzare, a mettere sulla gente, a preparare tumulti per domani? Quel forestiero, vuol dire Vossignoria, è andato a letto. Dunque avete molta gente. Basta, badate a non lasciarlo scappare. Che devo fare? Il birro, pensò l'oste. Ma non disse né sì né no.